Questo è stato il nostro primo atto come amministrazione e abbiamo ricevuto tante di quelle critiche, sia da un punto di vista della scelta, sia da un punto di vista di tutto quello che era stato fatto, in particolare che eravamo stati spendaccioni, che non ci eravamo fatti bene i conti, che non eravamo in grado di fare un bando. Bene, tutte queste cose adesso sono dimostrate da quello che vedrete qua dentro. E vedrete che sicuramente non è andata proprio così e che quando abbiamo replicato nelle maniere consone per replicare a queste accuse, abbiamo anche dato i dati e le motivazioni per le quali erano sbagliate. Oggi vedrete il risultato e vedrete un risultato che è di questa amministrazione, ma che è del sindaco Cavalieri, che in questi anni sta subendo attacchi di ogni sorta per cose inesistenti, ma che sta facendo per questa città un lavoro incredibile, perché un centro di cottura che diventerà anche un centro di cottura sociale a Troia non c'era mai stato, così come non c'erano state altre migliaia di cose, a cominciare da un centro che sta più avanti per il dopo di noi e ad una scuola elementare che tra qualche mese, un mese, un mese e mezzo verrà inaugurata, dove i bambini ovviamente staranno non bene, benissimo, e che è stata portata nuova di zecca e tante altre cose. Quindi quando parliamo del sindaco Cavalieri o sentite parlare del sindaco Cavalieri, per cortesia, oltre a chi ne parla bene, spendete anche parole nei confronti di chi ne parla male, ma ne parla male solo per invidia. Scusatemi se ho questo sfogo, perché il sindaco Cavalieri merita questo ed altro. Grazie.